fatemi mettere gli occhiali perché non vedo bene, come quelli che hanno una certa età, giusto? Cavolo, non gli sta bene nemmeno gli occhiali, gli stanno bene. Abbiamo letto i giornali. Cialtroni di giornalisti che avete scritto che sono stato condannato per diffamazioni. Cialtroni, è falso, sono stato assolto. Mi hanno fatto un altro processo per la mia voce sonante, vibrante. E ci posso fare. Questa voce non gli piace. Non gli piace questa voce. E che posso fare? Pure la voce gli fa paura al governo, al regime. 5 anni di processo. 5 anni di processo per la mia voce. Alla fine il presidente del tribunale me le chiedo scusa, generale. Abbia pazienza. Abbiamo a che fare con degli idioti patentati. Io mi chiedo una cortesia. Avessero detto, il generale ha detto una cosa non giusta. Invece mi attaccano sul fatto che qualcuno avrebbe offeso Mattarella, ma non noi. È stato uno che è stato individuato dal corteo di Fratelli d'Italia e Salvini. L'hanno addebitato a noi. Cioè tutto addosso a noi. Tutto addosso a noi. E noi siamo persone per bene. Guardate, io vi guardo da qua sopra. Che bei visi che avete. Che belle facce. Che belle facce. Le facce del popolo. Le facce del popolo. Abbiamo letto i giornali. Hanno detto che c'era uno di voi che era a petto nudo e che a quanto pare non andava bene. Ma noi mica siamo le riunioni di Forza Italia dove ci sono le mignotte e i fighini. Noi siamo con il popolo e il popolo viene come vuole. Abbiate un po' di pazienza voi che avete il cosiddetto naso fino. Cialtroni di giornalisti, siete dei figli di buona donna, perché io non sono mai stato condannato per niente. Io sono sempre stato assolta, sì, mi hanno processato perché ho detto che il comandante generale non può essere scelto dai partiti. È una verità. Ma quando uno dice la verità, il televoto, continuate con il televoto, non è finito, durerà fino a ottobre. Votate, non votate, può, votate, sempre, no, e fate votare. È bloccato. No, è abbiamo votato in 33 piazze, lo so già, tutti all'unanimità hanno votato qualcosa come 30.000 persone in tutte le piazze. È un grosso risultato. Gli altri possono votare. Le piazze, ve le dico, sono di tutta Italia. Da Palermo fino a Trento hanno votato tutti. Stanno schiattando, non ce l'aspettavano. Dicevano, loro dicono gli italiani sono pecoroni, no, si spaventano, sono terrorizzati, non è vero. Avete la mascherina? Avete la mascherina? Ah. Bene, io non porto la mascherina da tanto tempo e un giornalista mi ha detto stia attento perché fra 15 giorni, sono passati 2 mesi, alla faccia tua! Alla faccia tua sono passati 2 mesi. Grande generale! Siamo ancora qui, vivi, vitali, liberi, indipendenti, siamo vivi! Libertà! 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 Io oggi vi sottoporrò, leggendolo attentamente e lentamente, un documento da approvare. Silenzio perché ogni parola è pesante. Va bene? Lo dovete approvare per acclamazione, perché questa è vera democrazia. Allora, mi sentite tutti bene? Lei là in fondo mi sente? Bene, bene.
dimissioni del governo Conte. Vi devo leggere il documento. Vi prego, attenti a quello che abbiamo scritto e approvato ieri come consiglio direttivo, ma non conta niente se non approva il popolo. Il popolo italiano, riunitosi liberamente in Piazza del Popolo in Roma, il 3 giugno 2020, premesso che il consiglio direttivo nazionale del Movimento Gilet Arancioni, in data 30 aprile 2020, silenzio, ha deliberato di invitare il popolo italiano in tutte le piazze d'Italia nei giorni 30, 31 maggio 2020 e in Piazza del Popolo in Roma il 2 e il 3 giugno per votare ed approvare la fine del governo Conte, una nuova legge elettorale, la stampa della moneta nazionale. Al termine della votazione, per acclamazione in ben 22 piazze d'Italia e per televoto, ve le voglio eleggere le 22 piazze: Palermo, Catania, Agrigento, Messina, Enna, Siracusa, Reggio Calabria, Catanzaro, Potenza, Matera, Fasano, Bari, Campobasso, Napoli, Cagliari, Pescara, Perugia, Frosinone, Roma, Ancona, Firenze, Bologna, Milano, Bergamo, Torino, Mestre Venezia, Genova, Trento, Udine, Trieste e Aosta. Ritenuto che i cittadini sono stati privati delle loro libertà con restrizioni intollerabili, l'articolo 16 della Costituzione recita: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. La legge, non il decreto di un presidente di quattro soldi, la legge. Ne deriva che un atto del presidente del consiglio che non è annoverabile fra gli atti di legge o avente forza di legge non può assurgere a presupposto legale per giustificare lo scempio cui stiamo assistendo, con l'effetto che tutti gli atti sanzionatori emessi in danno dei cittadini debbono essere annullati. Giudice emeriti della Corte Costituzionale, Sabino Cassese, Annibale Marino e Antonio Baldassaro hanno dichiarato pubblicamente che i suddetti decreti sono anticostituzionali e illegittimi. Il capo della polizia, dottore commissario, mi stiate ascoltando, sto parlando di voi, il capo della polizia, i comandanti generali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, invitati a chiarire come mai i rispettivi ufficiali affari legali e legislativi non hanno colto la totale illegittimità dello strumento adottato da Conte, ordinando ai carabinieri e agli operatori di polizia di svolgere sul campo un'attività, oltre che illegittima, fastidiosa, quanto del tutto inutile. I militari e agenti di polizia stanno operando obbedendo ad ordini illegittimi. In data 31 maggio, tre giorni fa, abbiamo consegnato alla Digos di Bari una denuncia querela contro Conte per estorsione aggravata,
attentato alla Costituzione e abuso d'ufficio, invitandolo a dimettersi entro ieri. Come vedete, abbiamo tutte le carte a posto. Gli abbiamo detto pure di andarsene. Visto il comunicato stampa del 28 maggio 2020, emesso da un gruppo di medici, Pasquale Mario Bacco, Antonietta Gatti, Antonietta Gatti, Mariano Amici, Carmela Crossigno, Fabio Milano, Maria Grazia Dandina, attenzione a quello che hanno scritto, con cui si stigmatizza che se il governo dovesse perseguire nel porre in essere provvedimenti che sostanzialmente si pongono contro la salute dei cittadini, si darebbe vita ad una ulteriore serie di atti illegittimi per abuso, eccesso di potere, violazione di legge, violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, irragionevolezza e sviamento. L'invito del suddetto gruppo di medici al governo è di intervenire nella forma dell'autotutela per revocare i provvedimenti fino ad oggi emessi sulla base di una dichiarazione di uno stato di emergenza di cui oggi non esistono nemmeno i presupposti di fatto. L'abbiamo fatta bene. Una volta approvata da voi, questa è una bomba. Una volta approvata da voi, questo documento è una bomba. Atteso che il governo, avvolto da decreti messi in modo confusionario e contraddittorio, continua ad ignorare gli inviti di illustri medici e virologi. Il lockdown imposto al diffondersi del Covid-19 ha proiettato l'uomo comune, le famiglie, all'annullamento di ogni rapporto sociale e umano, causando danni irreversibili alla collettività nazionale. Nelle città di Milano e Bergamo si è potuto constatare che quelle popolazioni vivono in condizioni miserrime e disperate, in quanto prive di ogni libertà costituzionale e sottoposte a trattamenti sanitari pericolosi per la salute pubblica e umana, come l'uso improprio delle mascherine. Le procure della Repubblica interpellate a rilevare la nullità dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che hanno ristretto la libertà dei cittadini in violazione delle norme costituzionali non hanno fatto nulla. Il popolo italiano, oggi riunitosi per grazia di Dio in Piazza del Popolo, delibera. Questo è il punto focale, di invitare il governo Conte a dimettersi con immediatezza, ad andarsene via. Presidenza della Repubblica, non il Presidente, noi andiamo a guardare l'Istituto, la Presidenza della Repubblica, perché noi diciamo che Mattarella non è stato eletto regolarmente, ma l'Istituto esiste, la Presidenza della Repubblica esiste. A formare un nuovo governo provvisorio in cui debbano essere presenti
personalità di questo movimento e di tutti i movimenti spontanei popolari per formare la nuova legge elettorale e entro ottobre andare ad eleggere un nuovo Parlamento e per stampare la nuova moneta nazionale. Devo invitare a votare, essendo questo un collegio elettorale da voi voluto e da voi formato, io quale presidente di questo collegio elettorale vi invito a votare, per acclamazione, per alzata di mano. Chi è favorevole a questo documento, un momento, che consegneremo subito alla Presidente della Repubblica. Consegneremo subito a Conte. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Il documento è stato approvato all'unanimità. Signori, in questo libertà, 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 davanti. Ecco la firma. Ed essendo solenne, lo dobbiamo ancora di più solennizzare con il canto agli italiani. Io, come al solito, parto e voi cantate, fratelli d'Italia. Fratelli. Italia, l'Italia se ne sta, vedremo di Scipio se ci sta la testa, dove la vittoria che conta la gloria pensava. Cari amici, adesso formeremo una delegazione che porterà questo documento in tre palazzi: Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi alla RAI. Io vi chiedo una cortesia. Noi non lasceremo mai questa piazza fino a quando Conte non si dimette. Quindi aspettiamo qui fino a quando questo signore non se ne va. Per cortesia è fondamentale aspettare gli altri italiani che sono sicuro stanno arrivando e mi hanno detto che nel pomeriggio ne arriveranno tanti altri. Quindi che vi posso dire? State in piazza, non molliamo la piazza, non molliamo la piazza. Va bene? Thank you.